Presidente della Repubblica ha conferito al signor Paolo De Carlonis il diploma di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L'importante riconoscimento viene concesso per l'indiscusso senso di stima di cui gode nella società civile. Il signor De Carlonis è un imprenditore della provincia di Fermo che ha iniziato a lavorare all'età di 14 anni nel negozio di pasta all'uovo dei genitori a Porto San Giorgio, un piccolo pastificio appunto nato nel 1968. Completati gli studi della scuola media superiore nel 1997, insieme a suo fratello prende la guida della storica azienda a conduzione familiare, fortemente legata alla sua terra e alle sue tradizioni, puntando sulle tipicità locali e proponendole con grandi sacrifici nelle fiere nazionali ma anche internazionali. Il medesimo dotato di spiccato senso imprenditoriale trasforma la piccola azienda di famiglia in una grande realtà in campo produttivo e commerciale, fino ad arrivare a costruire nel 2007 insieme al fratello un nuovo stabilimento nel comune di Campofilone, ponendosi all'avanguardia nella produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti artigianali di pasta. Sin dal 2008 è stato tra i promotori pastai impegnati per il riconoscimento, poi conseguito nel 2013, del marchio IGP dei maccheroncini di Campofilone, simbolo delle tradizioni culinarie dell'area marchigiana. In questo lungo percorso di promozione anche del territorio, il signor De Carlonis ha sempre fortemente voluto che la tradizione e la qualità dei prodotti venissero perseverati, con positivo e benefico impatto per la regione anche a livello turistico. Dunque, per la professionalità, invito l'insignito a prendere posto, eccolo qui davanti, un applauso. Per la professionalità e per lo straordinario impegno che danno lustro e valore al mondo dell'imprenditoria diffondendo le eccellenze agroalimentari locali, consegna il diploma il prefetto di Fermo Vincenzo Filippi insieme al sindaco di Porto San Giorgio Nicola Lore e invito anche il sindaco di Campofilone Gabriele Cannella perché parlando di territorio e di maccheroncini un importante ruolo è rappresentato anche dal comune di Campofilone. Prego sindaco, si può accomodare? E ecco che provvediamo alla consegna del diploma. Grazie, grazie Sindaco Cannella. Sindaco Lora vuole stare con noi? Aspetto che ritorni in platea il sindaco di Campofilone perché è arrivato il momento dell'11ª.